benvenuti al mio canale, io sono Mayra e andiamo avanti con The Long Dark. Siamo sfuggiti dall'attacco di un lupo e ci siamo rifugiati all'interno di questa casetta. Ho fatto riposare per tutta la notte il nostro protagonista, quindi ora sta bene e si è anche riscaldato. Abbiamo ancora il problema della mano. Qui mi dice di coprire la ferita oppure di restare in un posto caldo per un po' di tempo. Io ci sono rimasta in un posto caldo, però non c'è ancora passato questo rischio di congelamento. Poi abbiamo sete e abbiamo fame. Il problema è che ho già bevuto tutta l'acqua e ho mangiato anche l'ultima carne di cervo che c'era rimasta. Quindi io proverei a bermi per esempio una soda. Sì, non ha proprio soddisfatto tantissimo la sete, però meglio di niente. E ci mangiamo anche la carne secca. 59 questa. No, in effetti siamo messi ancora un po' male. Però diamo un'occhiata a questa casetta, perché la dobbiamo ancora controllare. Magari riusciamo a trovare qualcosa di utile. Eccola lì. Magari un po' di carne. Questo cos'è? Pantaloni multitasche. Interessante. Acqua! Ottimo! Abbiamo anche l'acqua. Ma qui non c'è altro. Questo l'abbiamo già esaminato. Forza. Questo cos'è? Un tappeto. Tanica! Ah, la tanica! Però non ho la torcia. Chissà che magari ci sia qui da qualche parte. Tessuto. Calzini! Qui non c'è niente. Qui niente. Tessuto. Una porta di metallo rotta. Ah, potrei anche spezzarla, ma non ho il materiale giusto. Giornale. Basta, qui non vedo altro. Questo non lo posso prendere, no. Qui? La posso sfasciare, ma non mi serve. Aspetta! Apri! Disinfettante! Ottimo! Basta, non c'è altro. Allora, abbiamo trovato l'acqua 50. Secondo me me la beve tutta. Quindi lasciamo perdere, magari mi mangio una di queste. Tanto per avere un po' più la fame soddisfatta. E possiamo andare. È mattina. Si è appena fatta mattina, quindi dovrebbe esserci luce fuori. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Lo so, meno 26 gradi, mannaggia. Ah, non posso correre? No, no, posso correre. Probabilmente si stanca prima perché abbiamo lo zaino pieno adesso. Ah, ma aspettate! Intanto do un'occhiata se qui c'è qualcosa. No, qui no. Una panca che non posso sfasciare. E no, avevamo raccolto dei calzini e dei pantaloni. Quindi torna dentro un momento e vediamo di indossarli. Allora, calzini. Ah, mi si sono anche scongelati quelli che abbiamo preso nello scorso episodio. Vediamo, meno 33. Allora, questi mi proteggono di più rispetto a questi, quindi indossa. E posso anche indossarmi uno di questi. Così abbiamo doppi calzini. E poi i pantaloni. Che sono questi. Li indossiamo sempre insieme agli altri. Anche perché questi sono bagnati. No, non volevo proprio buttarlo via. Aspetta. Quasi quasi mi conviene restare senza. Perché se io lo indosso... Vedete qui le mie statistiche? Non cambiano. Anzi. Quindi niente. Questi li togliamo. Me li tengo sempre nell'inventario. Ma al momento non li uso. Peccato non aver trovato flares o torce da usare contro i lupi. Abbiamo sempre l'obiettivo di, sì, seguire la strada. Che adesso l'ho persa. Aspettate, non credo che la strada continui qui. No, qui la strada non c'è. Ah, sapete cosa? Mi sa che la strada si bloccava
Dove avevamo visto tutti quei legni caduti? Quindi proverei a tornare un attimo indietro. Questo cos'è? Ah, tipo... una carriola gigante. No, no, di qua che cadiamo. Eccola lì, la strada prosegue per di lì. Perché secondo me qua si interrompe. Attenzione ai lupi. In teoria quando ci sono le tormente di neve, fa freddo, c'è vento, nevica, i lupi non escono dalla tana. No! Ah, pensavo si facesse male. Mannaggia! Ah, eccola! Si può proseguire da qua. E allora andiamo. Dice che ci siano altri lupi qua? Qui c'è un cartello. Milton! Noi dobbiamo arrivare a Milton. Quindi siamo sulla strada giusta. Quanti gradi? Meno 23. Si è alzata leggermente la temperatura. La chiesa! Avevamo trovato nella grotta una lettera di una certa Alice che parlava di una chiesa. Mannaggia, mannaggia. Can't feel my feet. Il lupo invece li sente. E se vuole li mangiucchia anche. Non so se correre. C'è un altro. No, vai dentro. Vai dentro! Ah, mannaggia, io devo entrare lì. Sperando che si possa, che non sia solo una cosa decorativa. Grazie, il flare. No, ce n'è un altro, grazie, grazie. Troppo gentili. Salve. Allora. Non so se accenderlo. Aspettiamo che se ne vada quello lì. E poi esco. Tanto quello lì mi sembra un po' impegnato a smangiucchiarsi il cervo. Mi ha visto! Non vi azzardate. Non vi azzardate. Entra! Oh, bene. Peccato che abbia acceso il flare, se potevo farcela. Potevo farcela. Allora magari se riesco... No, se di legno no. Scatola di cartone no. A dare un'occhiata velocemente a quello che c'è dentro la chiesa e poi me ne vado. Finché il flare sia ancora acceso lo posso sfruttare. Berrettino. Tessuto. Asse di legno non mi serve. Qua ci sono dei guanti. E li prendo subito. Qua non si passa. Qui c'è un vecchio fuoco. Asse di legno. Water. Libro. Però adesso comincia a pesare davvero tanto lo zaino, mi sa. Un letto! No, non dormire! Acqua. Questo, questo. Ah, benissimo, bengala, ok. E allora non mi sento in colpa per averne acceso uno. Qui non c'è niente. Libro, sedia, libro. La nota del pastore, del prete, leggi? Non credo ci sia niente di interessante in realtà. Prendiamola comunque. Basta, non c'è altro. Vediamo se mi ha aggiornato o no. E allora usciamo. Com'è che si faceva? No, ma non lo devi lanciare.
Mi tocca lanciargli il bengala contro i lupi, no? Tessuto, no. Usciamo! Dove siete? Qui c'è anche il cimitero. Ah, è partita la musica. Io devo continuare a seguire la strada. Goddamn freezing. Ah, ancora no! Ma se ti ho fatto dormire per tutta la notte, non ti sei scaldato? Là c'è un ponte. Però io una controllata qui dentro gliela do. E visto che ci sono, mi bevo anche la soda, no, l'acqua. L'ha consumata tutta? No, non tutta. E mi mangio uno di queste. Sì, non ha aumentato tantissimo la fame, però vabbè. Ah! Torna dentro! Torna dentro! Torna dentro! Non mi ha visto! Esci da qua! Esci da qua! Salve! Salve! Io me ne vado, eh? Come neanche ci fossimo incontrati. Ognuno va per la sua strada. Ognuno va per la sua strada, ho detto. Ecco, appunto, mi sta seguendo ancora. Niente. No. Ah, questo è chiuso. Devo anche guardare dove sto andando. Di qua. Incredibile che lui riesca a correre con lo zaino che pesa tantissimo. Ma non c'è niente in queste macchine. Ah, forse al lupo non interessiamo più. Ottimo. Queste? No. Milton! Dai che forse ce l'abbiamo fatta. Sì, beh, diciamo che corre un po' più lentamente, ecco. Questa è l'unica differenza. Mi si sta spegnendo il flares. Ti è spento. Speriamo non ci siano più lupi al momento. Però mi danno i sassi. Ma io non li raccolgo, tanto abbiamo visto che non servono. Ci sono un sacco di case. Hello? Anyone out there? Un paradiso perduto. Dici che ci sia qualcuno? Oh, forse là sì, perché c'è del fumo. Sembra che sia stata abbandonata, però lì c'è del fumo. Allora, iniziamo da qui. Questi avevano anche un cagnolino, povero. Ah, però è chiusa. No, com'è chiusa? Ah, non ci posso entrare. Ah, mannaggia. Ma questo lo posso mettere via, che tanto non mi serve. Smoke from the chimney. Appunto! Adesso l'ha vista. C'è del fumo che esce dal caminetto. Potrebbe esserci qualcuno là dentro, ha detto. Anche secondo me. Questa è sigillata, io di qua non passo. Lì ci sono parecchi funghetti da raccogliere, volendo. Che facciamo? Entriamo già lì? C'è la carcassa di un cervo. C'è un coniglietto, ma è vivo. Quindi vuol dire che il lupo non se l'è ancora mangiato. Niente, usciamo. I could eat anything. C'è della carne secca. Prendila. Qua dietro? Niente.
Niente. Do un'occhiata. No, anche quella casa lì è chiusa. Io ho sentito un coniglietto che veniva ucciso, eh. No, sono tutte chiuse. Tutte. Ah, io sento un lupo. Speriamo ci sia qualcuno che ci apra. Eccolo là. Dai su. Qui non c'è niente. Sì, in teoria qua posso entrare. Firewood bin. Oh, è un contenitore. Ci posso mettere la roba io qui dentro. Interessante. Non è che magari questo può essere tipo una casetta che usiamo come casa base? Tanto entriamo. Hello? Anybody here? Holy sh! Wait! Hold your fire! Come closer, stranger. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Mainlander? What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the other cowards, so... Must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane. I crash in the mountains nearby. Sounds likely. Listen. Could you maybe point that gun somewhere else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move. Say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The others are all gone. If you're here, things must be worse than they thought. Posso farle delle domande? Interessante. Chi sei tu? Dove sono? Iniziamo con questa. Mi chiamo... Ah, non parlano. Mi chiamo Mackenzie. E tu sei? Mi chiamano la madre grigia, Grey Mother. Quindi dovrei anch'io? Sì, anche tu puoi chiamarmi The Grey Mother. Giusto. Quindi, se tutti quanti se ne sono andati, perché tu sei ancora qui? Loro hanno paura di me. Anche se potessi andarmene, non lo farei. Sono nata qui e morirò qui. Questo è il modo in cui devono andare le cose. Il modo in cui devono andare le cose. Tu non vuoi capire la lealtà, straniero. Gli altri. Hai detto che gli altri se ne sono andati. Cos'è successo? 5 giorni dalla luce nel cielo, 5 giorni dall'inferno. All'inizio pensavano di salvarsi e poi hanno realizzato. Non erano pronti per la fine. Così sono fuggiti. Nessuno di loro ce l'ha fatta. Come fai a saperlo? Voglio dire, tu non puoi vedere? No, io non posso. Ma posso sentire. Prima o poi tutte le parole e tutte le bugie arrivano a me. Che cos'è questo posto? Questa città? Questa è Milton, una piccola città tra le montagne. Sei molto lontano da casa. Ma siamo sulla strada per il Great Bear, che è il posto dove dovevamo arrivare con Astrid. Il mio aeroplano è caduto e precipitato a causa del brutto tempo e... Tu sei esattamente dove dovresti essere, straniero. Il Signore con i suoi grandi progetti ha fatto in modo che tu arrivassi qui da me. Ma qual è lo scopo? Quali sono i tuoi progetti?
Sto cercando qualcuno. Lei è precipitata con me, ma penso abbia camminato via. Potrebbe essere successo quando sono comparse le luci. Parlano di queste luci, che secondo me è la tempesta geomagnetica che ha colpito il nostro aereo, quelle luci. Non mi interessa la tua storia, straniero. Ho freddo, provami il tuo valore. E allora penserò di raccontarti tutto ciò che so. Il mio fuoco si spegnerà presto. Trovami della legna e forse parlerò ancora un po' con te. La casa. Questa casa è grande. Vivi qui da sola? Questi non sono affari tuoi, straniero. Stai fuori dalle mie questioni private e cerca di non rubarmi nulla. O non scoprirai mai cosa so della tua amica. Forse l'ha vista allora. Quindi, carburante, dove posso trovarlo? Sicuramente un grand'uomo come te può trovare della legna nella foresta. Giusto. Prendi l'ascia. Oh, l'ascia. Dal... come si chiama? Tipo dal magazzino qui dietro. So che alcuni cittadini tagliavano la legna al limite della città. Tornerò presto. Ok. Torna quando avrai trovato la legna. Quando avrai, diciamo, risolto il problema con la legna. Oppure non tornare per niente. Fiducia. Molte persone che incontrerai saranno sospettose con te. Ma hai bisogno di loro. Ah, ok. Quindi noi dobbiamo aiutare queste persone in modo che si fidino di noi. Ok, e quindi poi loro ci aiuteranno. No, 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 basta, basta. Trust and story. Cosa vuol dire? Di cosa vuoi parlare? Bastoncino? Ah, posso darle qualcosa. Story? Ah, questa è quella di prima, ok. E intanto troviamo la legna. Anzi, intanto do un'occhiata alla casa. Tenda, no. No, mannaggia! Ho diminuito la fiducia perché ho guardato le sue cose. No, mi scusi, non volevo. Tanto come siamo messi, siamo ancora a rischio ipotermia. Non volevo, mi scusi. Ma veramente? Questa non si accende. Ma... no, qualsiasi cosa prenda. Vabbè, magari c'era della roba buona. Però ho paura che lei sappia qualcosa. Qui c'è anche una sciarpa. Qualcosa riguardo ad Astrid. Perché ci ha detto, torna con la legna e ti dirò qualcosa sulla tua amica. Posso andare anche al piano di sopra? Forse il piano di sopra non ci vede. Cioè, non ci vede neanche al piano di sotto. Ma magari... no, ci sente. Ci sente se frughiamo le sue cose. Oh, povera. Sarà la nipotina questa. E niente. Non posso frugare da nessuna parte. Però sto morendo di fame, quindi questo me lo mangio. Ma non mi aumenta niente di fame. È incredibile. Comunque, mi ha detto di andare dietro a prendere l'accetta. Però io la legna ne ho raccolta parecchia. Comunque, proviamo. Si è alzato anche il vento. Credo sia questo. Sì, qua ci sono... eccoli qua. La scatola degli attrezzi. Il piede di porco, che questo mi è molto utile. E basta, non c'è altro. Come la posso usare l'accetta? Dubito, infatti, di poter abbattere gli alberi. Vediamo, no. Come la posso usare? Vediamo se me lo dice. Eccola qua. Piccola accetta, buona per tagliare la legna. Carne a brandelli. No, secondo me non devo tagliare gli alberi. Posso tipo sfasciare le cose.
Tipo, se noi andiamo qua, c'era una sedia. Eccola qui. Posso sfasciarla. Esatto. Un'ora? No, cosa ho fatto? Non volevo. Pensavo ci mettesse meno. Vabbè, ormai. Comunque, dai, abbiamo la legna. All this gear is slowing me down. Lo so, ma adesso tranquillo che tanto mettiamo un po' di fuoco. No, non posso. Forse devo parlare con lei. Fiducia. Aspettate, questa è la fiducia. Di cosa abbiamo bisogno? Per esempio, bastoncino più uno. Funghi più tre. Dai oggetti. Quindi se io le do... No, non volevo la benda. Se io le do un bastoncino più uno, conferma. Ah, mi aumenta la fiducia! Ok, ho capito. Vediamo. C'è un firewood... Sì, firewood... Devo trovare 30 di queste cose. Ah, ok, ho capito. Vedete, devo cercare il fuel, quindi il carburante, tra virgolette, per alimentare il fuoco intorno alla città. Ho capito. Sto morendo ancora di fame, mannaggia. E posso mangiare una di queste. Allora, il problema è che adesso qua ci sono i lupi. L'avevo visto prima. Vediamo. No, 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 l'accetta non la posso usare come arma. Posso entrare? Cos'è, un supermercato? Forse sì. Ed eccoci qua. Il problema è che mi pesa un sacco lo zaino. Allora, qui niente. Quindi raccogliamo tutto quello che riesco a trovare. E poi prima di uscire mi libero un po' della roba. Ah, con questa posso sbloccare una casa. La casa del bank manager. Must be the key to the bank manager's house. Infatti, posso aprire una casa con questa chiave. Bisogna trovarla, però. La casa del bank manager. Questa la raccolgo. Qui? Scatola di cartone, no. Questa assolutamente sì. No. Qui non mi sembra ci sia altro. Ma è questa la banca? Eh sì, quindi quello è l'ufficio del direttore. Noi abbiamo la chiave per la casa del direttore della banca. Scatole di cartone. Giornali. Scatole di cartone, no. Giornale. Soda mia. Ma no. Sempre scatole di cartone. Carta, sì. Le radio ovviamente non funzionano. Cos'è? Una barretta. Queste le prendiamo tutte perché devo mangiare assolutamente. Anche la soda. Lì ci sono i bagni. Barretta, grazie. Qui non c'è niente. Vabbè, basta giornali perché sennò comincio a pesare veramente tanto. Cos'è? Disinfettante. This will come in handy. Questo? Una sciarpa. Beh, posso usarlo o no? Ah, qua posso prendere l'acqua. Prendila tutta. E allora aspetta che mi mangio
questo, che non mi aumenta veramente di niente la fame, e mi bevo l'acqua. 1,32 litri. Anzi no, mi bevo una soda, così mi aumenta anche un po' la fame e le calorie. Benissimo, stiamo già meglio. C'è il cavò! No, 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 apri. Apri. Disinfettante, scarpe. Qui niente. Oh, devo cercare qui dentro. Uno. Due. Tre. E quattro. Quello cos'è? Barattolo di caffè. Una tazza di caffè. Però sarà fredda. What have we here? Tè alle erbe, che questo è molto utile. I cracker salati, però questi fanno venire tanta sete, mannaggia. Qui dentro non c'è niente. Giornali, scatole. Qua niente. Queste? No. No, 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 lascia stare. Munizioni per il fucile. Vuoi dirmi che forse dentro al cavò o dentro quella piccola cassaforte c'è il fucile? Ah, mannaggia, aspetta. E devo cercare la combinazione giusta adesso. Sì, ce l'ho fatta. That'll come in handy. No, in realtà no. Il libro, vabbè, lo prendiamo. Banconote. Queste le prendo. Ma basta? Locked. Can't get in here yet. Locked. Non posso entrarci. Can't get in here yet. Però dice non posso ancora entrarci, quindi forse ci entreremo più avanti? Ah, aspettate che devo sistemarmi un po' l'inventario. Intanto, i vestiti. Vediamo, accessori no. Qua posso scegliere o di mettermi due berrettini o di indossare anche la sciarpa. Allora, con la sciarpa avrei un bonus di 6. E aspetta, indossa 5. Indossa 6. Indossa... No. Facciamo così. Qui non ho altro. Questi. Più 3. Sì, questi sono migliori. Scarpe. Vediamo, sono più resistenti al calore. Pesano di più, però. Vabbè, proviamo lo stesso a tenerle. Questi abbiamo detto di no. Questo non lo sto indossando. Proviamo. Sì, più 7. Ottimo. E basta. Ma non corro più. Non corro più, quindi lascio un po' di oggetti. Sono arrivata a 35 kg. Oh, benissimo, riusciamo a correre. Ho lasciato un po' di bastoncini, giornali, scarpe, i calzini che non utilizziamo, i bengala già utilizzati, quindi adesso dovremmo essere leggermente più leggeri. Perlomeno riusciamo a correre. E abbiamo trovato la chiave della casa del banchiere. Qui c'è la post office e là in fondo c'è un lupo. Posso entrarci? Sì. Però ancora 0 su 30. Ah, mannaggia! Aspettate, non avevo letto bene. Oh, aspetta, torniamo un attimo indietro. Vediamo se lo posso fare. C'è un lupo? Mi sembra di aver sentito un rumore. Praticamente mi ha detto, nella casa qui della vecchia c'è un stockpile. Questo?
Mi sa che ce li devo mettere... infatti, eccolo lì. Devo mettere qui la legna. Allora, vediamo se i bastoncini contano. Sposta. No, non proprio. Non interamente, almeno. E allora, aspetta, posso andarmi a riprendere anche quelli che ho messo via. Tre. Capirai. No, non è che riempia tantissimo. Però io ho questi. Se io faccio sposta tutto... 9. Oddio! Quanta roba vuole questa? Tutta la mia legna! No, ma non posso! Aspetta. Voglio vedere se mi ha aumentato la fiducia. No! Non me l'ha aumentata, quindi niente, devo per forza completare questo incarico. Però ce ne vuole tantissima. Vedete, bastoncini, legna, cose rotte, quindi tipo sedie, carbone, tutto ciò che puoi trovare. Ma ci metterò la vita. Niente, allora facciamo così. Ci fermiamo qua con questo episodio. Vedrò di trovare legna e tutto quello che posso qui al villaggio. Con la bufera di neve, ovviamente. E trovo io tutto, sfascio sedie, che fra l'altro questa sedia l'ho già sfasciata, sfascio tutto ciò che di legno riesco a trovare, poi nel prossimo episodio mettiamo la legna qui dentro, completiamo l'incarico, parliamo con la signora vecchietta e per quanto riguarda il post office e la casa del banchiere, lì vediamo insieme ovviamente che non ci sia magari qualcosa di importante per quanto riguarda la trama. Aspettate che torno dentro perché mi sto congelando. Anche perché dando tutta la legna alla signora, io rimango senza legna poi se devo accendermi un fuoco. Scusi, non posso rubarle il fucile? No, perché ci sono dei lupi là fuori mentre vado a cercare la legna. Va bene, dai, direi che possiamo fermarci qua. Nella prossima parte vediamo di completare questo obiettivo. Quindi lasciate un bel commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!